giornalista Mario Alberighi, che racconta 60 anni di storia tra petrolio e politica. E cosa racconta? 60 anni di corruzioni, 60 anni di inciuci, 60 anni di manovre, di leggi fatte a persona o ad aziendam. Chi studia la storia non può che verificare che petrolio e politica in Italia ha sempre voluto dire guadagno per pochi e danno per moltissimi. Allora, noi perché siamo qua? Naturalmente perché vogliamo cambiare, vogliamo più democrazia, vogliamo più libertà, vogliamo più ambiente, vogliamo più salute. E chi è che si oppone a questi cambiamenti? Da sempre, anche qui la storia lo insegna, si oppone chi detiene il potere. Chi detiene il potere non vuole il cambiamento perché ovviamente ha paura di perdere la sua posizione di predominio. È sempre stato così. Con il progresso però le cose si sono amplificate. Con l'arrivo dell'elettronica le cose si sono amplificate. 5 anni fa c'erano 388 miliardari al mondo che detenevano l'equivalente dei 3 miliardi e mezzo della popolazione più povera. 388 persone da una parte, 3 miliardi e mezzo dall'altra. Questo 5 anni fa. Adesso quelle 388 persone sono diventate 66. E in Italia le cose sono nello stesso piano. Abbiamo l'1% della popolazione che detiene il 23% della ricchezza. E negli ultimi 15 anni l'incremento della ricchezza, oltre la metà dell'incremento della ricchezza, è andato al 10% della popolazione più ricca. Quindi l'Italia non si discosta da questo trend. Oligopolio, oligopolio, oligopolio. Abbiamo 5 operatori nel mercato del petrolio. Abbiamo 5 banche e 5 SIM che detengono il 90% del mercato dei derivati, che sono 800 mila miliardi di controvalore. Abbiamo 4 società al mondo che hanno il 90% delle transazioni cerealicole. Abbiamo 8 società farmaceutiche che hanno il 50% del mercato. Abbiamo 10 grandi compagnie multinazionali nel settore della grande distribuzione organizzata. Vedete questi numeri? Sono numeri bassissimi e numeri sempre andati in peggioramento. E la politica che cosa può fare? La stessa cosa. Se nell'economia, se nella finanza ci sono sempre meno persone che contano sempre di più, dove credete che vada la politica? La politica segue lo stesso percorso, sempre meno persone che contano sempre di più. Ho tralasciato l'ultimo grande oligopolio, quello che tiene in piedi tutta la baracca, ed è l'oligopolio dell'informazione. Chi detiene l'informazione detiene il destino delle nazioni. Allora, ci sono 4 agenzie di stampa che detengono l'80% del flusso informativo. 4 agenzie di stampa detengono l'80% del flusso informativo. E sono due statunitensi, la Associated Press e l'United Press, una inglese, la Reuters, e una francese, la France Press. Allora, vedete, Stati Uniti, Inghilterra, Francia. Ho parlato della storia, tutti avete studiato la storia, tutti sapete cos'è il colonialismo. Adesso basta aggiungere il neo davanti, neocolonialismo. Inghilterra, Francia, Stati Uniti. Allora cosa si può fare? Rassegnarsi a questo? Assolutamente no. Bisogna informarsi correttamente in primo luogo e bisogna cambiare. E la bella notizia, dopo le brutte notizie che vi ho dato, la bella notizia è che cambiare ci conviene. Perché prima ho detto noi vogliamo più libertà, vogliamo più ambiente, ma vogliamo anche non pagare più per i danni che fanno gli altri, non vogliamo pagare più per gli inquinamenti che fanno gli altri. E io vi do la cifra precisa che ci dà l'Unione Europea, non è una cifra che ci danno i Verdi, che ci dà Boato o che ci danno degli estremisti, è un rapporto dell'Unione Europea che dice che la filiera delle fonti fossili, ogni anno crea danni ambientali per 300 miliardi in Europa. Ogni anno la filiera energetica fossile crea danni per 300 miliardi di euro. Volete qualche motivo in più per andare al referendum? Non vi basta questa cifra? Non vi basta questa cifra? Vi do quella mondiale.
quella mondiale, data dal Fondo Monetario Internazionale, dice che le fonti fossili ricevono, tra sussidi diretti e indiretti e sempre mancato pagamento dei danni che causano, ricevono 5.300 miliardi di dollari. Questo è il dato 2014, le fonti fossili nel 2014, io lo dico sottovoce, ma sarebbe da urlarlo, hanno ricevuto 5.300 miliardi di dollari. Allora, cambiare ci converrà? Ci converrà perché passare da un sistema centralizzato in cui gli attori sono pochi nei vari settori che prima vi ho elencato e nell'energetico in primis. Non ci vuole una laurea per dire quello che ci dicono i premi Nobel. Cambiare da un sistema, da una struttura in cui ci sono pochi operatori che detengono un enorme potere, la quasi totalità del mercato, a tantissimi operatori, è chiaro che questo creerà moltissimi posti di lavoro. Distribuirà la ricchezza, distribuirà il lavoro. Volete anche qui il dato preciso? Il dato preciso è che per creare un posto di lavoro nella filiera fossile energetica ci vogliono 3 milioni di euro. Ma è chiaro, la filiera fossile ha bisogno di impianti molto costosi, sia in fase estrattiva che in fase di raffinazione. Non so se avete mai visto una raffineria, ma sono cose gigantesche, complicatissime, costosissime. Per creare un posto di lavoro nella filiera energetica fossile ci vogliono 3 milioni di euro. Per creare un posto di lavoro nella filiera del tessile, dei vestiti, ci vogliono 13.000 euro. 3 milioni di euro un posto di lavoro nel fossile, 13.000 euro un posto di lavoro nel tessile. Cosa preferite voi? Cosa preferite facciamo? E quando voi spendete adesso 1.000 euro di energia, se l'energia proviene dal fossile, sappiate che di questi 1.000 euro 800 vanno all'estero, perché è materiale che importiamo. Se invece li spendete sull'energia rinnovabile, 800 rimangono in Italia. Rimangono in Italia perché è l'impiantistica e poi il combustibile è gratis. Quindi la bella notizia è che in primis nella filiera energetica, ma in tutte le altre, passare da un sistema centralizzato a uno distribuito è quello che creerà posti di lavoro. Lo hanno capito persino le banche, che per molti aspetti sono certamente fortemente criticabili, e le critichiamo, e come, però le banche hanno capito che a livello energetico le rinnovabili sono più economiche. Pensate che la Banca Centrale degli Emirati Arabi, la Banca Centrale di Abu Dhabi, ha detto che loro investiranno nelle rinnovabili anche se il prezzo del petrolio andasse a 10 dollari il barile. Ma è chiaro, signori, è chiaro, il combustibile è gratis. Non ci vuole neanche qui un premio Nobel per capirlo. Se io voglio creare energia da fonte fossile, devo creare un bel po' di infrastruttura. Ma poi non ho finito di spendere, perché tutti i giorni dovrò acquistare il combustibile. Che costa, che mi costa persino guerre, perché devo andarmelo a prendere in zone delicate. Se l'energia la faccio da fonti rinnovabili, anche lì devo creare un bel po' di infrastrutture. Ma poi ho finito perché il combustibile è gratis. Non ci vuole un premio Nobel per capirlo. Peccato che non l'abbia capito il nostro governo, che ha agevolato moltissimo la filiera delle fonti fossili e ha messo tutti i bastoni tra le ruote possibili nella filiera delle rinnovabili e dell'efficienza energetica. Lo sapete benissimo che questo referendum va a inficiare su un 3% del fabbisogno per quanto riguarda il petrolio e lo 0,8% per quanto riguarda il gas, ma lo sapete che negli ultimi 15 anni noi abbiamo calato il consumo di gas del 20% e il consumo del petrolio del 38%, lo sapevate questo? Abbiamo calato perché la tecnologia migliora, l'efficienza è il nostro grande patrimonio energetico, l'efficienza energetica. Solo a livello di edifici possiamo portare via il 20% del fabbisogno nazionale complessivo, perché gli edifici sono delle gruviere energetiche che disperdono il 60% di quello che tu gli butti dentro per riscaldarle d'inverno e rinfrescarle d'estate.
Quindi di che cosa stiamo parlando? È quello il settore in cui puntare che può creare centinaia di migliaia di posti di lavoro? Ripeto, il governo non l'ha capito perché in questa legislatura ha posto tutta una serie di ostacoli che hanno fatto perdere almeno 60.000 posti di lavoro nelle rinnovabili. Volete il dato preciso, inoppugnabile, perché magari dite io sono un 5 Stelle, chissà che cosa racconta, andate a vedere i dati ufficiali di Terna del GSE, noi da 3 anni siamo fermi immobili. Da 3 anni l'energia prodotta da fonti rinnovabili nel complesso nazionale è ferma al 16%. E se trovate qualche politico che vi dice che siamo tra i primi in Europa, sì, grazie tante, siamo tra i primi perché abbiamo l'eredità dell'idroelettrico, perché l'Italia è un paese con molte montagne, molti bacini, molte dighe, molto idroelettrico, è per quello che abbiamo questa buona percentuale, ma è un'eredità del passato. Da 3 anni, signori, siamo fermi, l'Italia è ferma. Vogliamo dare un segnale politico al governo? Andiamo a votare sì, facciamogli capire che non può più rimanere al soldo di pochi che guadagnano moltissimo e lasciare a noi tutti i danni, e che viceversa, se passiamo a efficienza energetica, rinnovabili per quanto riguarda l'energia e tutti gli altri settori comunque decentralizzati, creeremo posti di lavoro e salvaguarderemo l'ambiente. E scusate se è poco.